Io sono convinto che quest'anno ancora una volta l'Arezzo stupirà. E obiettivamente me ne sono reso conto poi dalla prima partita proprio a Catanzara. Giocare un 4-2-4 in quel campo lì con una squadra offensiva, con la mentalità giusta, pur partendo da uno 0-2 in 7 minuti, ecco, quel giorno lì obiettivamente mi stropicciavo gli occhi e chiedevo a me stesso, ma è l'Arezzo questo? E quindi mi sono reso conto che era l'Arezzo, poi si è riconfermato un po' con la Roma e poi lo ha ulteriormente ribadito ieri. Quindi il binomio funziona, funziona il progetto dell'Arezzo che è triennale. Io sono certo di una cosa, che comunque nei 3 anni sicuramente raggiungeremo l'obiettivo che ci eravamo prefissi, quello di riportare l'Arezzo in Serie B. Bene, tu hai detto che puoi ulteriormente migliorarla. Ora il mercato è fatto in questi ultimi giorni soprattutto per sfoltire la rosa, oltre Basi, Tebuglio, no? Però certo, tu pensi certo di poterla ancora migliorare questa rosa negli ultimi giorni? Sì, probabilmente completare. Completare probabilmente con un difensore che probabilmente in questa squadra manca, visto le non perfette condizioni in questo momento Burzigotti e comunque con la partenza di Pelagatti. Quindi diciamo che i nominativi sono alcuni noti, alcuni meno. Io sono a Roma, sto partendo per Milano, proprio sono alla stazione Roma Termini e quindi da domani si riparte per cedere i calciatori e per completare questa rosa. Mi auguro che entro il 2 settembre riusciamo all'obiettivo che ci siamo prefissati. Ecco, si è parlato in queste ore di questo difensore irlandese, sempre dell'Inter. È uno dei nominativi, Nolan. Giocatore del 99, fortissimo. Lo scorso anno lo avevo chiesto, loro non l'avevano dato, è stato il capitano della primavera, però non è l'unico, perché chiaramente un pensierino lo stiamo facendo anche per Pinto, ove nel caso non dovesse avere la Serie B. Quindi è anche qualcos'altro, perché non siamo rimasti con le mani in mano. Non vogliamo rimanere impreparati, ovviamente sono giocatori molto richiesti, hanno richieste dalla B e qualcuno anche da squadre concorrenti del nostro girone, vede Carrarese. Quindi obiettivamente ecco, ci siamo mossi, ma io conto molto sul rapporto che abbiamo con l'Inter, mi sono sentito anche oggi con l'Inter, domani pomeriggio alle 16 sono alla sede dell'Inter, vediamo, ci giocheremo le nostre carte. Anche perché ci sono carte da giocare, mi sembra, in questo girone, dove a parte il Monza mi sembra che non ci siano grandissime squadre, Ermanno. Però Giorgio, siamo ancora al calcio d'agosto, quindi la sconfitta certo della Carrarese, del Siena, il Pari d'Alessandria, tutte squadre che sicuramente saranno concorrenti. Un'ultima domanda da parte mia, ovviamente tu conosci molto bene proprio umanamente, come amicizia, prima di essere il presidente un amico, Giorgio Lacava. Si è parlato in queste settimane di possibili novità societarie, hai sensazione che possa accadere qualcosa a breve? Ma hai detto bene, prima è un mio grande amico, una persona eccezionale, una persona straordinaria, molto seria, rispetta gli impegni. È vero che l'ho portato io ad Arezzo, ma è altrettanto vero che mi impegnerò, perché se ci saranno persone che lo potranno affiancare, aiutarlo, ma sempre con lui alla guida, perché il giorno che non ci sarà più alla guida dell'Arezzo Giorgio Lacava, probabilmente non ci sarà più neanche Ermanno Pieroni.